Nel secondo canto il poeta raggiunge il cielo della luna, con una superficie simile al diamante. Qui interroga Beatrice sulla natura delle macchie lunari. Soddisfatte le domande sull'origine delle macchie lunari, Dante incontra le prime anime beate, dai volti evanescenti e di color perlaceo, che si avvicinano luminose, come attraverso vetri trasparenti. Dante si volta, credendo le figure allo specchio, ma torna poi a riguardarle. Beatrice spiega che si tratta di anime che non adempirono ai loro voti per colpa altrui, e lo invita a parlare con loro. Dante si rivolge all'anima che pare più disposta a ragionar con lui, e quella dichiara d'esser Piccarda Donati, una donna fiorentina conosciuta e ammirata dal poeta per le sue virtù. Pronunciati i voti nel monastero di Santa Chiara, fu costretta dai fratelli ad abbandonare la vita claustrale e a sposare Rossellino della Tosa. Dante le chiede se le anime del cielo della luna desiderano elevarsi nei cieli più alti. Piccarda risponde che i loro desideri coincidono con quelli di Dio, che li vuole in quella condizione, comunque di piena beatitudine. Dante le chiede allora quale fu il voto che non riuscì a mantenere, e Piccarda rivela che aderì all'ordine di Santa Chiara, divenendo quindi sposa della Carità di Cristo. Racconta poi come fu costretta ad abbandonare la vita monacale. Rivolgendosi ad un'anima vicina, Piccarda rivela che si tratta di Costanza d'Altavilla, madre dell'imperatore Federico II, anch'essa obbligata a infrangere i voti monacali. Ma in paradiso il passato terreno con i suoi drammi è ormai lontano e le anime felici intonano un inno alla Vergine. Immersa in un'aura luminosa, Piccarda si dilegua, salendo verso l'Empireo, come un corpo che attraversa l'acqua.